Nel 1633 si conclude il processo a Galileo. Galileo, che si era reso veementemente sospetto d'eresia di fronte alle autorità ecclesiastiche. Galileo, anche perché esplicitamente minacciato di ricorrere alla tortura, ritrattò le sue convinzioni a favore del modello dell'universo di Copernico. Galileo negò di aver mai sostenuto le opinioni di Copernico. Del resto son qua nelle loro mani, facciano quel che gli pare. Disse anche che considerava verissima e indubitata l'opinione di Tolomeo. Quindi ritrattò e abbiurò per salvarsi la vita, altrimenti avrebbe anche potuto essere bruciato vivo, come accadde nel 1600 a un altro importante filosofo che fu accusato di eresia e condannato alla morte sul rogo, che era Giordano Bruno, che appunto fu bruciato vivo di fronte a tutta la cittadinanza in una delle principali piazze al centro di Roma. E se non sbaglio, quando chiesero a Galileo in seguito perché avesse ritrattato e abbiurato le sue convinzioni, avesse rinnegato il modello eliocentrico di Copernico, Galileo rispose: perché non mi piace l'odore di carne bruciata, cioè per salvarsi la vita. Galileo venne quindi condannato dal Sant'Uffizio al carcere, ma in realtà passò gli ultimi anni della sua vita non in una prigione, ma agli arresti domiciliari nella sua villa di Arcetri, nella quale però Galileo era obbligato a non poter vedere nessuno se non i più stretti familiari. Quindi non poteva avere contatti con altri studiosi, intellettuali, filosofi, non poteva più insegnare all'università. Quindi era isolato da qualunque dibattito scientifico e da qualsiasi possibilità anche di divulgare le sue opinioni e i suoi studi. È famosa la frase di Galileo, eppur si muove, che secondo la leggenda Galileo pronunciò subito dopo la biura, intendendo dire con questa frase che anche se aveva ritrattato e abbiurato per salvarsi la vita, eppur la Terra si muove, cioè rimaneva convinto Galileo del fatto che il modello di Copernico fosse quello giusto e la Terra ruotava intorno al Sole e non era ferma al centro dell'universo, come invece sosteneva la Chiesa Cattolica, che ancora era legata al modello di Tolomeo.